voleva fare il bullo, è andato sull'albero a beccare un uccellino. Tutti, un casino di uccellini, amici, sono arrivati e lo punzecchio mi fanno ciui ciui. Ce ne sono tre o quattro, uno lì. Poi ogni tanto si vedeva arrivare un altro, ma da là, dov'è? Cioè, proprio in punta, eh? E gli uccelli proprio vanno lì per schernirlo, dire, niente, non mi prendi. Ciuscaccio, miau, miau. Ecco, uno è andato via adesso. È perché Ciuschi è una bulla, eh. Allora, stamattina... in quell'altro che ho di là ho visto un hummingbird, che sarebbe in italiano colibrì, ma è strapiccolo, è così, cioè 4 centimetri, 3 centimetri, che se era proprio arrivato qui, fatto zzz, volava, ovviamente fotocamera non era pronta. Guarda, c'è una specie di robo rosso, uccellino rosso, ovviamente nell'iPhone non si vedeva niente, comunque c'è una specie di canarino tutto rosso, perché quello lì, il capo degli uccellini, ha chiamato tutti i suoi amici a schernire i Ciuschi. Comunque mi sono preparato poi tutta fotocamera là per fare la foto qui. Ovviamente non è più passato. Però adesso fammi provare un paio di foto a questi uccellini qui. Oh, Ciuscaccio è là sul tetto. Scie chimiche ci sono. I corvi... cioè, ci sono i corvi, non ho capito se sono i corvi, fanno tutto sto rumore perché c'è Ciuscaccio, ci volano sotto, volo cadente. Tra l'altro c'era un corvo così che volava e l'altro sopra a 180 gradi sotto che facevano un volo cadente, proprio Top Gun, eh. Guarda. Sì, ma non è che mi fanno delle cacche. Comunque non ho capito se sono arrabbiati per Ciuscaccio o perché sto giocando a Angry Bird. Sto rigiocando sti quadri perché voglio farli tutti a 3 stelle. Ma questi sono difficili. Ai 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 ai. Ma comunque no, ma i corvi sono proprio arrabbiati con Ciuschi. Gli stanno dicendo, ehi, non te puoi stare qua, vai giù, ciccione. Poi gli è passato vicino, gli è andato sopra e gli faceva ancora versi. Sì, ma io non capisco il corvo cosa... Guarda. Proprio ha fatto una planata giusto per vedere il Ciuscaccio. Guarda come lo vuole beccare. Fammi vedere un po'. Proprio uccelli, di Alfred Hitchcock. Ciuschi, non hai paura? Ciuschi, hai visto che ti vogliono menare quelli lì? Sono neri, adesso mi metto da sta parte. Io non capisco il corvo cosa pensi di fare con Ciuscaccio, Guarda, il Ciuscaccio c'ha una bocca, il corvo non è che, a meno che non sono 100 che ti arrivano addosso. Infatti il Ciuscaccio ha guardato tutti i film, i documentari, e dice, ma com'è possibile i ciuppellini che vogliono attaccare me? A meno che vogliono giocare anche loro Angry Bird, non lo so io. Adesso basta. Sto quadro non riesco a superare. Cioè, non è che io non riesco a superarlo, non riesco a superarlo con 3 stelline. Allora sto cercando da mezz'ora di... con un colpo solo, il trucco è farlo con un colpo solo ovviamente, così c'è un sacco di bonus. Quasi.
Eccolo, eccolo. Stanno barbottando di ingaggiare il falco pellegrino per dargli una lezione a Ciuscaccio. Ho sentito che dicevano qualcosa così. Sì, ma il corvo quello lì, quello nero, il boss, ha detto che Ciuschi non ha pagato, non può stare sul tetto. Deve pagare 100 euro al mese. Se no gli graffiano la coda, Allora vi faccio vedere come sono bravo a rock, chitarra, no, ma che palle, a GarageBand su iPad. Ovviamente c'è un po' di riflesso, ma che riesco. Poi posso mettere un flanger, un drive. E provate a fare questo su un Kindle. Heavy metal organ, poi scala, minor blues, che tutti i tasti sono in scala blues minore, no? Quindi viene sempre bene, le canzoni vengono sempre bene. Oh, ve lo fa vedere, volevo quell'altro organo, il classic one. Ah, guarda. Che adesso Ciuscaccio si è messo lì, dietro. Guarda come lo beccano. Guarda, parte la carica, due. Ciuscaccio. Aspetta, andiamo a vedere. Ah, è là Ciuscaccio, si è messo vicino al cabino. Comunque ho notato che, a parte l'albero qui, Ciuscaccio non può scendere, quindi sono abbastanza tranquillo a lasciarlo sul tetto. E io qui lo controllo. Siamo al massimo di volume. Sì. Mettiamo un altro strumento. Ah, aspetta. Scusa bene. C'è il vento, oggi devo andare in kayak. Ci sarà da ridere. Ma no, sto coso.
clavi. Andiamo. Ah, vediamo il MOG. C'è il MOG. Che ho visto un documentario sul MOG. Che MOG? Ma sai, questo qui. Il MOG si chiama così perché il creatore di cognome si chiamava MOG. Visto? Giù Skinny, vieni giù. Quello è che quello lì ti dà le botte, eh? Mettiamo un hyper dance. Questo è brutto. È bruttissimo questo. Allora, il vabbè, adesso vado a pigliare più sketch e lo porto dentro. Parte di nuovo l'attacco. Quello lì ci ruba tutto il cibo, si diranno. Ma ho notato anche gli altri uccellini, non è che uno pensa, ah, c'è un gatto, l'uccellino se ne sta ben distante. No, no, attaccato a girargli intorno, a cinguettare, ma anche gli scoiattoli, ci stanno attaccati quasi. E poi gli scoiattoli non fanno tanti versi, ma muovono la coda di brutto. Infatti ciò si muove la coda tipo scoiattolo, si vede che ha imparato da loro. Si dicono le parolacce con la coda, insomma. Ciuschi, vieni dentro. Ah, ecco, sta scendendo forse. Adesso scende il piglio. Allora, prima di tutto, ciao a tutti. Ciuschi, scendi giù. Lo so. L'ho capito, erano due corvi, ma erano dei bulli. Vieni giù! No, no, no. Non vuoi mica venire giù.